ridurre al minimo gli incidenti a causa della caduta degli alberi a Roma, tutelare al tempo stesso il patrimonio arboreo della capitale. Questo l'obiettivo del Campidoglio, che ha avviato un monitoraggio. Nazario Basili. Alberi sorvegliati speciali nella capitale. È partito a Roma il monitoraggio delle alberature nel primo e secondo municipio e in tre ville storiche, Villa Ada, Villa Glori e Monte Antenne. L'attività di questi giorni fa parte dell'operazione già avviata a fine luglio scorso, finanziata con 3 milioni e mezzo di euro, che ha già riguardato i municipi 9, 11 e 13. L'intento è quello di individuare le piante a rischio caduta. Quest'anno sono già stati 32 gli incidenti di questo tipo, che hanno provocato 18 feriti. Dopo anni di incuria è partito il piano di monitoraggio per 82.000 alberi della città. Messa in sicurezza, analisi visiva, analisi di trazione, eventualmente valutazione per abbattimenti o potature, per mettere in sicurezza la città. Gli alberi vengono censiti e localizzati usando anche tecnologie GPS. Segue poi un'ispezione visiva per individuare criticità evidenti. Quindi, con uno strumento speciale che introduce una piccola punta all'interno del tronco, viene analizzata la consistenza del fusto. Nella scheda redatta vengono indicati eventuali interventi necessari, come la potatura o, in casi estremi, l'abbattimento. L'attività andrà avanti fino a tutto il 2018.